Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Cyberpunk. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata, la prima effettiva dove inizieremo finalmente il DLC. Come saprete dagli aggiornamenti fatti, hanno migliorato un sacco di cose, ma una cosa che mi ha sorpreso davvero tanto è poter usare la spada sulla moto. Io adesso non mi ricordo che gioco aveva un sistema simile in cui tenevi la spada in questo modo, però è fighissimo, è veramente fatta bene. Allora, gli attacchi sono semplici, però cavolo se sono fatti bene. Oh, ma c'è del traffico qui, vedo. Scendiamo e andiamo a piedi. Sto inseguendo un sospettato che è appena entrato a Dogtown. E a me non me ne frega un cazzo. Tornate in città, sbirri. Questa zona è off limits per voi. Vieni, Sara. Non serve a niente, andiamo. Cazzo! Sta scappando. È Dogtown, lasciala andare. Ok. Ascolta il tuo collega, dice cose sensate. Sai cosa? Fanculo Dogtown, fanculo il tuo. Adesso gli spara. Abbiamo le mani legate, non te la prendere. Vieni, ti offro una brosa. Quindi Dogtown letteralmente è sotto un altro statuto, insomma. Oh, io entro a piedi, se qualcuno si lamenta sono fatti vostri, sappiatelo. Oh, aspetta. Fermi un attimo. Questa è nuova. La carta re di coppe. Oh, adesso non ci sono più solo gli arcani. Fa vedere i tarocchi. Wow, aspetta, ne hanno aggiunti alcuni all'interno, perché questi quattro sono del DLC, perché c'hanno la stella, e saranno coppe, spade, bastoni e ori. Questo vuol dire che ci sono due arcani invece legati ai simboli classici. Buono da sapere. Comunque mi chiedo se qui puoi davvero iniziare a fare casino e sparare a tutti. Ui! Porcazzo! Anche Johnny ne ha subito il colpo. Sincronizzazione. È come se mi avessero messo la testa in una morsa. Pensa io che la sto subendo. Tutto bene. Respira a fondo, conta fino a 10, recita un mantra. Qualsiasi cosa ti calmi, ti aiuti a stabilizzarti. Il tuo sistema nervoso ha subito un brutto colpo. È collassato. Eh beh, certo. La sudore freddo passerà. Non sai un cazzo che cazzo mi stai facendo, lo spero tanto. Che cazzo stai facendo? È una trappola. Non mi posso certo fidare così. L'esatto opposto. È una mano tesa. So della bomba orologeria che hai in testa. Se potessi disinnescarla ora lo farei senza pensarci. Però ti sentirei meglio tra un attimo. Sì, qualcosa mi puzza. Credo che stia manomettendo il relic. Ti vede, Johnny. Proprio così, Johnny. Ma non ti preoccupare, siete entrambi al sicuro. Vaffanculo. Se siamo in casa, ci possiamo provocare uno shock, come è appena successo. Devo tagliarti fuori. Che per la tua sicurezza e per quella di Dio. È digitale pure lei. È un essere digitale, essere tra virgolette. Lui ti sente benissimo, ma non può rispondere. Tocca Song, sembra un costrutto, immagino che tu sia una netrunner. Inizio a fare 2 più 2. Devi essere una netrunner, una parecchio brava. Ci hai preso in pieno. Ho usato il protocollo cognitivo del Relic per contattarti. Vedo e sento quello che vedi e senti tu. Ah! In questo momento sono... Siamo collegati, quindi. Seduta di fronte a Rosalind Myers, la presidente dei nuovi Stati Uniti d'America. Buongiorno. Presidente. Cazzo, io... No, sei seria? Serissima, sì. L'aereo è stato hackerato e diretto a Night City. Presto effettueremo un atterraggio d'emergenza a Dogtown. Ah, scusami, con tutto il posto che c'è. Scappate. Il Relic era l'unica opzione. Al momento sei il nostro unico contatto a terra. Come posso aiutare? Che cazzo di casino è? Non può rispondere di controllo? Sei davvero presidente? Che casino. Sono davvero il vostro unico contatto. Sei la mia ultima speranza.
Fantastico. La vita della Presidente e la sua sicurezza sono della massima priorità. Lei sopravviverà all'atterraggio, ma Dogtown è pericolosa. Dovrai tirarla fuori dall'aereo prima che lo faccia qualcun altro. Niente gratis, nemmeno mi aiuto. Hai detto che puoi aiutarmi. Hai detto che puoi aiutarmi. È la verità. Hai avuto un assaggio delle mie capacità. E non è tutto. Beh, certo. Posso curarti. Definitivamente. Se è un'opzione vera, voglio assecondare tutto. Voglio scoprire veramente cosa può succedere. Mi piacerebbe che mi faccia sapere che si darmi te. Dovrei fidarmi di te. Un attimo fa mi hai fatto collassare. Mi dispiace, è un effetto collaterale. Se può consolarti, mi farò perdonare. D'accordo. Consideralo un anticipo. Soldi? Il tuo relic è pieno di cluster di dati corrotti. Li elimino per fare spazio a roba che ti sarà utile. Dai, lo sapevo! Software di combattimento della Militech. Roba all'avanguardia. Vai qui a prendere polvere. Oh, lo sapevo! Però ti prego, fa sì che non abbia speso i punti per un cazzo. Hai sbloccato l'albero dei talenti relativo al relic. Per accedere alle abilità che offre devi acquistare punti relic, quindi sono roba a parte. Ok. Esclusivi per questo albero dei talenti. Puoi trovarli presso i data terminali della Militech sparsi per Dogtown. I data terminali appaiono sulla mappa quando ti avvicini ad essi. Scaricando vecchi dati operativi Militech e registri di combattimento, ottieni punti relic che puoi spendere nell'albero dell'abilità. Ok, quindi o ce n'è abbastanza per prendere tutto o sono definiti e quindi non potrei prendere tutto. Gratis, gran bel software, mi formicolano le dita. 3 punti relic. Vediamoli subito a questo punto. Ok, calmi un attimo. Mimetismo d'emergenza. Analisi vulnerabilità. Jailbreak. Ho capito. Queste abilità non costano un punto relic, ma costano tot punti relic. Quindi ci saranno tanti terminali e quindi di conseguenza per avere tutto dovrei cercarli probabilmente quasi tutti. Sono anche differenziati, quindi. Tipo questo vale su tutte le armi aggiuntive. Bello questo. Io non l'avevo mai preso in considerazione il proiettile da braccio, ma questa aggiunta può essere interessante, il jailbreak. Durante il combattimento può rivelare le vulnerabilità dell'armatura e del cyberware dei nemici, colpisce le vulnerabilità, fornisce 100 probabilità di colpo critico, perforazione dell'armatura, bonus ai danni inflitti e punti deboli. Abbastanza danni, lo fa esplodere. Minchia. Allora, noi non puntiamo tantissimo magari alle debolezze, quello è vero. Però questo è utile. Perché se lo colpiamo 100%, quello esplode. Dai, facciamo vulnerabilità per il momento. Bello, 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 bello. Ed è figo il fatto che siano riusciti ad unire veramente questo slot che non era dedicato a nulla, era corrotto e ci stava. Che all'inizio tutti dicevano, sì, è una roba che hanno tagliato fuori perché non avevano spazio. Può essere. Però adesso l'hanno contestualizzato. Hai dei dati corrotti, te li pulisco, nuove abilità. Sono stati bravissimi. Hanno praticamente sfruttato una loro mancanza per renderla una roba di trama. Bravi, bravi, bravi. Complimenti. Grazie. Grazie, credo. Non lo faccio per buon cuore. Beh, certo. Al top della forma. Ora scusa. Quindi? Ti ho dato lo scheletro del software. Ma è il firmware a essere sofisticato. Impara e cresce insieme a te. Migliora se gli fornisci. Quindi aggiungerà anche robe. Tattiche, registri di operazioni leggendarie, roba che faccia incazzare l'NCPD. Guardati in giro a Dogtown. Prima devo arrivarci. L'ingresso principale è off limits. Non hai un pass d'accesso e io non ho tempo di falsificarne uno. Giustamente. Entrerai dall'ingresso posteriore, senza farti notare. Non dovrà vederti nessuno. Ok. Suppongo di sì. Dopo di te. Solo una cosa, il mimetismo ottico, onestamente io non mi ricordo. Ah certo, sono dovuto andare a controllare e mi sa che me l'hanno tolto. È un potenziamento di questi qua subdermale. Uno, però non abbiamo più spazio, ma potrei togliere qualcosa di inutile. E due, al momento non ce l'abbiamo. Dovrei andarlo a riprendere. Vabbè, possiamo rallentare. Sarò comunque il tempo. Per quanto possibile. Grazie. Ok. Songbird. Là, oltre la recinzione, lo vedi? Lo usavano i contrabbandieri. Ora tocca a te. Ah beh, certo, voglio dire. Cerca di intrufolarti, magari distrai le guardie. Inventati qualcosa. Se potessi abbassarmi, fidati che lo farei. Facciamo le cose seriamente ora. Ho fatto una cavolata e me ne pento di non aver portato anche un cecchino meno potente. Questa cosa potrebbe rivelarsi problematica. Quindi ci portiamo la pistola, gli mettiamo il silenziatore e cerchiamo di non farci sgamare. Bella la pistola, vero?
Ah, che figo il colpo debole. Non dobbiamo farci sgamare. Ti farai ammazzare. Garage, corri. Ma che corri che non mi hanno sgamato? Shh, lasciami fare. Sono la leggenda vivente di sto posto, io. Preso. Andiamo. Cerchiamo di muoverci. Ti farai ammazzare, certo. Come no? Con chi credi di credere tu? Bene, adesso entra. Cerca un punto d'accesso alla rete. Collegati e potrò darti una mano. Se riesco ad abbassarmi volentieri. Guardati intorno, cerca un modo per scendere. Beh, il modo per scendere c'è, è qui. Come inizio non mi sta dispiacendo. Ora cerca la stanza di manutenzione. Scommetto che dentro c'è una fonte d'energia. Io invece scommetto che qui, esatto, c'è qualche oggetto, magari. Interessanti gli abiti arancioni. Vedi se puoi ripristinarla. È l'unico modo in cui posso aiutarti. Certo, come no. Ecco fatto. Ho acceso qualcosa. Un generatore. Proprio quello che serviva. Lo so, sono bravo, lo so. Che bello, finalmente roba nuova da poter visitare continuamente. Posso scoprire un sacco di cose nuove. Perfetto, sto violando i sistemi. Che novità. Protocolli antichi, anzi preistorici, dati per lo più corrotti. Aspetta, devo connettermi a un nostro satellite. Fai pure, tanto io resto qui. L'attiva di Dogtown si connette a questa infrastruttura. E mettiamo una backdoor. Tu parla, io dico solo sì. Ehi, aspetta. Salta sulla piattaforma. E ho capito. Verso il garage. Stavi cercando di andarti senza di me. Ok. Prima carina Frank, poi metti una museruola a Johnny. Ora porti in vita un ammasso di ferraglia. È roba seria. Chi te l'ha insegnata? Vi lavoro per l'intelligence degli NUSA. Mi hanno addestrata i migliori. Beh certo. Da 13 anni ho convinto il bisturi della zona a vendermi un deck mezzo sessato. Da lì ho passato quasi tutta la mia vita nella rete. Mi hanno notata e il resto è storia. Stai nascondendo qualcosa. Non può essere così semplice. Forse. Beh, se per te va bene così, io non faccio domande. È un vecchio garage. Che figata. Guarda, a parte quanto scusa cacchio è alto. Domanda, ma devo chiedertelo. Il colpo al Compagni Plaza. Perché? Pura ambizione per un amico, non voglio parlarne. Per un amico. Avevo un amico. Lavoravamo insieme. Quel lavoro era importante per lui. E lui... Era importante per te? Sì. Non ce l'ha fatta? No, purtroppo no. Purtroppo no. Ah, forse non è un garage, forse qua costruivano le macchine o le riparavano. Bello però. Già questa parte iniziale, ti dico, mi sta piacendo un sacco. Mi sta davvero piacendo. Devo... ecco appunto, immaginavo. Ui, calmo. Sei vivo. È certo che sono vivo, bastasse questo per ammazzarmi. Voglio dire, inalatore di livello 5. Giusto per capirci, nell'inalatore, se io trovo un oggetto di cura, come dicevo l'altra volta, uno ne abbiamo, infinite volte possiamo usarlo. Ma visto che oggettivamente ormai questa roba non ha più senso, se io me la tolgo, che tanto siamo belli uguali, voglio dire. Che per carità, il cappello non mi dispiaceva, però lo tenevo più che altro perché non avevo un cappello decente che avesse un potenziamento bello. Anzi, in realtà ci pensavo tra un episodio e l'altro. Scusami un secondo, se io provo addirittura a crearlo il vestito. Il vestito di Johnny, dov'è? Hanno cambiato addirittura questo. Tu non puoi più craftarti dei vestiti. I vestiti li trovi magari a una certa rarità. E come c'era scritto in alcuni vestiti viola o blu, più tempo li usi più crescono il loro valore. Che è una cosa comunque abbastanza insensata, ma... ok. Io sento roba muoversi e non è lei a farlo. Cosa abbiamo lì? Una barricata improvvisata. Perché no, tanto voglio dire. Ora aspetta un secondo.
Ecco fatto. Ti sarai stufato di portarti sempre appresso un rocker fallito. Ma tua sorella è fallita. Ma io sto bene con Johnny, è mio migliore amico. Che cosa abbiamo qui? Una maschera ignifuga? Una maschera balistica? Beh, oh, roba carina ce n'è. Che poi Johnny può sentirci entrambi, ma non può risponderci. Quindi mi immagino che cazzo avrà detto su sta tizia. Ehi, rocker fallito, ci sarei tu. Spingi. Perché no? D'altronde abbiamo la forza, facciamolo. Che è anche data un po' anche dalle braccia da gorilla tutto ciò, La Presidente Myers ti augura buona fortuna. Presidente, grazie che mi accendi le luci. Fa sempre comodo in queste zone così buie che non si vede un gran cazzo. Presidente Myers, la nostra unica opzione di salvezza sta cazzeggiando in giro. Questo che cos'è? Graffito, disegno di insetti. Indica un punto di scambio di merce di contrabbando. Qui ci sono dei segni. Nessun saccheggio. Ah, shard di capacità. Spero solo che non sia un ordigno pronto a esplodere. Forse è l'unico. Che cosa abbiamo aumentato? Capacità cyberware aumentata. Ecco come si aumenta i cyberware. Dobbiamo trovare dei chip che ci danno più possibilità. Cioè, quindi io in sostanza ho 110 di meno di vita perché siamo arrivati nella zona rossa. Ma se sto qui ho 110 di vita in più. Probabilità di furia? Possiamo finire schizzati di cervello, quindi? Ah, vabbè, che il 4% mica è tanto, per carità, però. Dobbiamo tenerla in considerazione come un'opzione. Ma che cosa? Uno, due... Eccoci qua. Corri. Eccoci qui. Tutto bene? Sembra da metro in città, Ma vaffanculo. Sembra di tornare agli inizi. Cercavo posti come questo. Creavo un bypass per la corrente. Mi collegavo e scroccavo un accesso alla rete. Accettavo i lavori più rischiosi e imparavo sul campo. Rischiando grosso, di solito. A volte però, ogni tanto... mi riusciva un gran colpo. Eh beh. Hanno parlato di te su qualche BBS. Si inizia sempre così, Biotecnica nel 63-64. Struttura di fermentazione in Oregon. Hack non tracciato. Chi dice niente? No. Meglio di Bartmoss, sento un leggero ronzio. Sul serio, la biotecnica. Roba da fare invidia a Bartmoss. Quel pagliaccio paranoia. Per favore. Di certo spero di non finire come lui in frigorifero. Chissà dove. Certo, so chi è, esatto. Una discarica nella Badlands. Esatto. Noi l'abbiamo sgamato il tizio. Che bello che riescono a collegare anche ste cazzate i secondi. Ma hanno dovuto davvero subire tutta questa merda per fare un lavoro così incredibile? Hanno davvero dovuto sentirle su da chiunque per qualunque cosa per tirare fuori finalmente quello che la gente voleva? Cioè, allora, per carità, io l'ho già detto al tempo e lo ripeterò sempre. A me già la vecchia versione piaceva. Questo è tutto diverso, è tutto un plus per me. Non mi dispiace, mi va benissimo e mi piace che abbiano migliorato e sistemato un bel po' di cose. Certe cose mi dispiacevano di più prima, lo ammetto, ma non mi posso lamentare. C'è qualcosa là in fondo? No. Questa? È stata clunch. Che cosa abbiamo qui? Ah. Ma... vabbè che non mi aspettavo di trovare certa roba unica adesso a inizio gioco, per carità, però. Vabbè che abbiamo trovato un sacco di roba viola e arancione, Questa? Vecchia attrezzatura. Militare non operativa. Perché ho l'impressione che quella sia... quasi mezzo oggetto di missione secondaria. Trova la pistola scomposta e poi ricomponila. Non mi sorprenderebbe come cosa, te lo dico. Non posso eseguire questa azione, va bene. Ah, ok, stavo dicendo apri tu. Perfetto. Tutto a posto. C'è qualche oggetto che posso ciularmi? Strano più che altro che, vabbè che è una zona probabilmente letteralmente secondaria, però non c'è veramente nessuno. Oh, io leggo tutto, guardo tutto, che non si sa mai che il gioco poi trovi qualcosa. Esatto. Trovi qualcosa anche solamente nelle cose secondarie. Ma quanti cacchio di vestiti ci sono in giro? Che per carità, sì. Però mi servono quasi a nulla, voglio dire. Che bello poter veramente esplorare qualsiasi cosa. Devo smettere di fare complimenti. Sembra che mi abbiano pagato per farli, veramente. Porca troia, che bello, finalmente.
Finalmente posso fare complimenti sinceri a questo gioco senza sembrare il pezzo di merda che lo fa solamente perché va controcorrente. Fucile di precisione tradizionale, però non è... non è unico come piace a me. Vabbè dai, chi se ne frega, facciamo questo. 30 componenti, non è molto, facciamolo. Però ecco, slot mod vuoto, ne abbiamo... Ah, ma scemo io. E invece no, sono scemo due volte. E forse ho anche capito il perché abbiano fatto questa cosa. Le armi uniche non hanno slot per il mod, perché hanno già effetti loro, per carità. Mi pare un po' una paraculata. Però almeno abbiamo fatto un fucile da cecchino. Fammi solo vedere se posso correre o tutti i fucili da cecchini sono pesanti. Ora posso correre. L'ascensore, sali. Arrivo. Al resto, tra un minuto sarai a Dogtown. Cerca di stare alla larga dagli uomini di Hansen. Quanto ci fai che... A proposito di Cortana. Dovremmo ucciderlo, sto tizio. Hansen era un ufficiale, Militech. Alla fine della guerra di unificazione, la sua unità doveva prendere Night City. Sono riusciti a stabilire una base qui all'estremo sud e hanno messo radici. Mi ricorda un po' la storia di The Pit di Fallout 3, così, eh? In pratica hanno barattato una guerra con un'altra. Calda o fredda, con la guerra si fa. Con la guerra si fa, scusami? Si fanno un sacco di soldi. Ah, non posso... Un sacco di soldi. Eh beh, quello è vero. Mi ricorda un po' la storia di The Pit di Fallout 3, così. E siamo davvero all'interno, finalmente. Io come faccio a entrare? Ah beh certo, Forza 3 è la base. Puoi aprirla chiunque, insomma. Poteva aprire chiunque qua. Su per le scale, attraverso il magazzino. Dovresti vai al mercato nero. Ok, come entro qui? Oh, voglio entrare... Ah, c'è un buco nel muro, d'accordo. Buongiorno, Dogtown. Eccolo qua, il buco nel muro. Sì, come se ti lasciassi qualcosa di arancione, ti piacerebbe. Shard cacciatore di teste. Cacciatore di teste, livello 44, la madonna. Beh, me ne manca giusto giusto poco così per ridurre il tempo di recupero. Mi chiedo se davvero questo DLC sia una roba a parte o influisca in qualche modo nella storia principale. Sai che ne dubito. Ah, mi sembrava ci fosse il simbolo di David. Wow, che casino. Quanta gente. Certo, certo, arrivo. Vengo a guardare che cosa avete. Abbiamo bello. Piccoli calibri, grossi calibri. Calibri fottutamente illegali. Quelli illegali mi interessano, ciao. Bella collezione, ma pericolosa. Se qualcosa qui parte per sbaglio. Ah, sono tutti collegati a me. Il ciclo di feedback, connessioni coese, eccetera. Sono tutte tue periferie. Non hai paura di un sovraccarico? Io ho paura. No, minchia, che bello. Mi sta piacendo. Sì, ehi, voglio comprare. Smetti di andare in giro. Impacciamento, vero? Guarda questa bellezza. Rostovich DB2 Satara. Pare fosse di un certo Brick. Dove hai trovato quel pezzo? Un buon venditore non svela mai i suoi segreti. Ho un debole per gli oggetti smarriti, ritrovati e stravaganti. Realizzerò i tuoi sogni di morte. Ho una mezza idea. Che questa scena, o meglio, il brick di cui parla, sia un collegamento a Borderlands. Potrebbe essere brick appunto di Borderlands. Non vorrei giurarci, ma potrebbe essere. E io sai che tutte le armi magari arancioni che troviamo le smonto. Ma sono uniche queste. Amico. Applicano sanguinamento se il nemico ha già effetto sanguinamento inflitto da Sato. La Nehan! Eccolo dov'è! È la prima cosa che abbiamo trovato. Io la Satori però l'ho lasciata giù. Cioè fanno l'effetto contrario una all'altra. Ha senso? Però è scomodo. Ma sì, ascolta, facciamo così. Tanto lui è quasi a 1.000.000. I quadri purtroppo se li vendiamo mi toglieranno tutti quelli che c'ho. Quindi tanto vale spendere veramente tutto quello che abbiamo. Ecco qui. Noi comunque di soldi ne abbiamo. E purtroppo i miei bellissimi 10.000 quadri. 1.197.000. Ecco qua, a posto. Non solo abbiamo comprato roba bella, ma ci abbiamo anche riguadagnato. Posso avere qualcosa di buono? Ma certo, amico. Dipende che cosa intendi per buono. Riciclatore di acido lattico. Aumenta permanentemente il 2% la velocità di rigenerazione.
Ma c'è anche del cibo unico. Mi si consuma in automatico o devo usarlo? Oh, fantastico, fantastico. Dobbiamo controllare tutti i negozianti di cibo anche. Ho sentito delle storie su questo posto. Ho sentito di cotte e di crude su questo posto. È assolutamente leggendario per i venditori di kabuki. Non era solo una leggenda, sembra. Queste bancarelle sono solo la punta di un enorme iceberg. Veicoli acquistare. Nella pagina web Autofix troverai tutti i veicoli attualmente in vendita. Puoi accedere a questa pagina al computer. L'immagine del veicolo può includere un'icona che indica il suo mezzo monta armi fisse. Mamma mia. Con il miglioratore della reputazione il numero di veicoli disponibili aumenterà. Eh beh, certo. Scava più a fondo e scoprirai una realtà molto più turbida, disgustosa. Ma è un Millennium Falcon quello. Gli affari veri si concludono a porte chiuse. Lo stadio di Dogtown è dove gli acquirenti giusti incontrano i venditori giusti. Dunque, come dicevo, io controllo adesso, non so se solo qui a Dogtown, ma anche da altre parti. A parte quanta, c'è talmente tanta gente che va un po' a rilento, eh. Dicevo, controlliamo esatto tutti quanti i negozi di Dogtown e probabilmente anche quando usciremo, per vedere se qualcuno mi dà qualcosa. Fammi comprare, va, non smettete di dire cazzate. Ho tutta una offerta. Bravo. Shard avanzamento. E dammi tutto, tanti soldi li abbiamo, voglio dire. Domani porta il resto. Il resto di che? Non prendermi per il culo. Ma sti due sono fratelli fatti apposta o è un caso che si parlano e sono identici? È il caso di avanzare, sennò veramente restiamo qui tutto il tempo. Però aspetta, c'è un altro venditore di vestiti. Trasferisci credito e vinci un premio? Proviamo. Grazie per usato casuale di abiti. Vabbè, per 1500 non è che mi aspettassi chissà cosa. La madonna, ma quanta gente che vende cose qui. Vabbè, è un mercato nero, ci sta. Cerco un ferro. Uso personale o fornitura in massa? Vuoi farti un regalo di Natale anticipato o vuoi armare un piccolo esercito? Soddisfiamo qualsiasi necessità. Voglio avere l'arma più figa che hai. Bene. Se però dovessi trovarti in una corsa agli armamenti, sappi che noi siamo qui per aiutarti a tagliare il traguardo. Lo terrò in considerazione, bella signora. C'è talmente tanta gente che veramente il gioco va molto a rilento. Buongiorno. Wow, ma cos'è? Ma è davvero Fallout 76 questo? Volevo chiederti una cosa. Com'è la tua situazione? La mia situazione di cosa? Il tempo stringe? Ah, certo, pensavo familiare, tipo. Da accettare questo incarico, non ti preoccupare, ti aiuto prima di tirare le cuoia. Perché me lo chiedi? Ci stavo pensando da quando abbiamo iniziato a parlare. Forse è perché ho avuto il tuo biomonitor davanti tutto il tempo. Scusa. Nah, non ti preoccupare, non sei l'unica. Il Relic mi farà fuori, ma non prima di aver salvato te, la Myers. Non è quello che... Voglio solo che tu stia bene. Grazie, lo apprezzo. Stai lottando per te, per la tua vita. Meriti un'altra occasione. E spero sia davvero così a sto punto. Spero tu abbia ragione. Io spero... Siamo sulla stessa barca. Non ne sono così sicura. Comunque dicevo, io spero veramente che questa sia un'opzione... Cosa fanno questi? Sia un'opzione aggiuntiva alle classiche che il gioco ci ha offerto fino ad ora, che non sono brutte. Oddio, una un po' brutta lo è, però. Ah, guarda, libri. Il fatto di aver trovato dei libri qua mi ha sorpreso. Ok, è ora di salire sul tetto. E perché? Per il panorama. E non scherzo, da lì vedrai esattamente dove atterreremo. Porta di manutenzione, capacità tecnica, dovrei riuscire a farcela, voglio dire. Mica siamo gli ultimi dei cretini. Ah, finalmente. Mi sembrava di aver visto un punto di domanda. Dicevo, finalmente iniziamo a fare a botte? Che bello poter rigiocare di nuovo a Cyberpunk. Ci avevo la mezza intenzione di ricominciarlo, però ho voluto aspettare che uscisse il DLC. Dove? Ah, eccolo. Abbiamo bruciato un circuito. Ho perso l'accesso. E ora? Prova a riavviare il generatore. E dov'è il generatore? Rilassati, roba vecchia, tecnologia non regge i tuoi hacking. Sei incazzata? Detesto l'impatto. Quando le cose non fanno come dovrebbero. Ah, non ci pensare. Qui ci sono solo rottami. Finalmente. Sali, l'ascensore porta al tetto. Ma... Per tua informazione, stiamo per entrare nello spazio aereo di Night City. Vorrei capire che cos'è sto coso gigante. La presidente è tranquilla.
Beh, sembra calma. Sta ordinando i suoi documenti. È la terza o quarta volta che lo fa, perciò non sono l'unica sotto stress qui. Bella vista. Ma qui siamo oltre i quartieri di Night City o siamo ancora all'interno del recinto di gioco in sostanza? Ma vorrei qualche interazione con Johnny, sai, vorrei rivederlo. Ce l'hai fatta? Bene. Com'è la situazione? E ora? E ora? La quiete prima della tempesta. Ci vedi? Siamo noi, lo Space Force One. Ah, eccolo. Stiamo scendendo. Ci aspetta un... Oh, cazzo. Cosa? Che succede? Ho sentito... Esatto, lo sapevo. Catapum! Vi, la presidente! Devi... Devo salvarla, vero? Sogbert! Maledizione! Oh, cazzo, cazzo, cazzo! Porca puttana! Proprio qua, in faccia. Ok. Ok. Ci sono. Salvare la presidente. Certo. Qual è il problema? CG Project Red presenta Phantom Liberty. Ma dai, dello scivolo dei rifiuti, ma perché? Scendi però. Oh ore, oh oh oh, guarda. Bellissimo. Fantastico.